Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Alessandro Di Medio. Speranza. La misericordia può essere vista come il punto d'incontro fra due speranze: speranza dell'uomo circa la misericordia di Dio, ma anche speranza di Dio dovuta alla sua misericordia per la salvezza dell'uomo. Cerchiamo di vedere meglio queste due traiettorie con l'aiuto della bolla di indizione del Giubileo della Misericordia. Scrive Papa Francesco partendo da una citazione di San Tommaso d'Aquino: «È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza». Le parole di San Tommaso d'Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell'onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: «O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono». Dio sarà per sempre nella storia dell'umanità come colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. Fin qui la bolla. Nel rivelarsi all'uomo, quindi, Dio si rivela anzitutto come Dio misericordioso, un Dio capace di fare spazio anzitutto all'alterità della creatura perché possa esistere, poi all'alterità abbrutita del suo peccato per perdonarlo e infine all'alterità della sua natura corporea per farlo vivere eternamente in Lui. Non c'è quindi fase della rivelazione di Dio nella storia in cui Egli non si sia rivelato come amore che fa spazio. Ecco perché per l'uomo conoscere Dio significa conoscere la misericordia, e la speranza dell'uomo nella sua misericordia corrisponde in fondo alla fede nella sua esistenza. Il Dio che è così. Eppure c'è anche una traiettoria opposta e complementare. Questa capacità di Dio di fare spazio in sé per l'altro, che è la forma generale della sua misericordia, può essere vista in modo analogico come la speranza di Dio per l'uomo, ovvero come il suo costante stare vicino all'uomo in vista della salvezza definitiva di quest'ultimo. Lo ripetiamo, è un modo analogico di parlare, ma se Dio non è semplicemente un freddo osservatore esterno, ma si è reso compagno di viaggio dell'uomo, è perché con l'uomo vede il suo destino di gioia. Dio sa che vincerà sul male e accetta di attraversare la tenebrosa storia umana sostenendoci in vista del fine gioioso che ci attende con Lui. Potremmo dire che la speranza di Dio è la sua visione sapiente della fine, in cui l'uomo, sostenuto lungo il corso della sua vita dall'amore paziente e misericordioso di Dio, sarà finalmente una cosa sola con Lui, fine che ha iniziato a realizzarsi nel Cristo risorto.